Nel senso che quest'uomo è un egocentrico, cioè nel senso, sulla questione russa io mi sono schierato con Putin, adesso non posso rinnegare quello che ho detto, già festeggiano in Russia perché è chiaro, no? Tutti parleranno, poi non è vero che la Russia non ha rapporti con Israele, anche questa storia che i filorussi sarebbero pro-Palestina non è vera, perché anzi i russi poi sono ortodossi, figuriamoci, credono comunque nella, adesso non mi intendo dire bisogna chiedere un religioso, però sono in maggioranza ortodossi, perché in una live mi contestavano che c'erano anche musulmani, sì, ma sono la minoranza. Vi ricordate in Cecenia cosa fece con la scuola di Kazan, mi pare, ecco, dopo ci pensò Putin a fare il lavoro sporco. Comunque, detto questo, la Russia comunque avrà la strada spianata, che nessuno penserà più alla questione ucraina, no? Tutto il mondo sta pensando a Israele, anche perché questo può portare a attentati da noi in Occidente, quindi si apre tutto, le manifestazioni di giubilo, eccetera. No, si apre tutto un film che noi pensavamo che fosse stato dimenticato dalla storia, nessuno ne parlava più. Tornando a Orsini, è una persona però che ha, non è una persona, diciamo, molto disonesta intellettualmente, perché fa del suo ego, del suo egocentrismo, è più divisivo sei, più raccogli follower, questo è chiaro, no? Lo vedo anche adesso sulle tifoserie pro Palestina, pro Israele, nessuno contestualizza, nessuno parla di comunicazione. Io ho parlato di comunicazione, di quello che è successo, di quello che hanno rappresentato quelle immagini, di cosa quegli uomini invasati di cattiveria, di acredine, di lussuria volevano far capire al mondo, ok? Non c'è un'analisi dei fatti, si semplifica. Orsini è la brutta, poi tra l'altro non fa una brutta figura, parla dopo questi fatti, quindi no, si ridicolizza, e Parenzo fa bene a sottolinearlo.